Chissà che sarebbe successo se avesse vinto Federico II di Svevia e dunque se il suo sogno di unire l'Italia, partendo dal sud, avesse avuto successo. Di quell'uomo straordinario resta solo la leggenda e ciò che ci ha restituito la storia che la scrittrice e conduttrice radiotelevisiva Cinzia Tani ha studiato a fondo per creare l'ambientazione del suo ultimo libro, edito da Mondadori. Lo stupore del mondo, così come veniva chiamato l'imperatore del Sacro Romano Impero. Un libro che l'autrice ha voluto presentare assieme al giornalista di Antenna Sud Vittorio Massaro nel castello ducale di Andria, a pochi chilometri da quel castel del monte che fu opera dell'ingegno di Federico, il quale elesse la Puglia a sua dimora prediletta. L'idea è nata da un colpo di fulmine che io ho avuto per Federico II, che secondo me è il più grande italiano che c'è mai stato nella storia d'Italia. Quindi, poiché a scuola si studia troppo poco, io ho voluto approfondire, sono venuta qui parecchio tempo, sono andata a cercarmi tutti i libri su Federico, sia quelli più ufficiali che tutti quelli dei locali scritti dai pugliesi, e mi sono innamorata di lui e dell'epoca. Il Medioevo del Sud è stato un medioevo di grandissima bellezza. Quello che ha fatto Federico, partendo dalla Sicilia, dove c'era la scuola poetica siciliana, quindi la nostra lingua è nata lì, e quello che ha fatto in Puglia, la regione che lui ha scelto, la sua regione, di elezione, con i castelli, Castel del Monte, le masserie, le uccellerie, i luoghi, la reggia di Foggia, cioè tutto questo era amore per la bellezza, amore per la cultura, amore per il proprio paese che era l'Italia.